Fare bene la raccolta differenziata è fondamentale, è importantissimo. Io per guadagnarmi da mangiare lavoro all'università sulla gestione virtuosa dei rifiuti. Il sistema, se vogliamo dare questo nome molto altisonante e così via, colpevolizza l'individuo certi comportamenti. Cioè, la raccolta differenziata, cioè mettere la carta lì piuttosto che la plastica lì, è importante, ma in realtà non risolvi la crisi nel mondo e non è un grosso problema se sbagli un sacchetto. Fa male, non fatelo. La raccolta differenziata è importantissima, ma limitare la sostenibilità a comportamenti individuali e demandare, caricare il singolo cittadino della responsabilità che il mondo sarà meglio se avremo tutti la bottiglietta di metallo e faremo bene alla raccolta differenziata, è una favola. È una favola che ci distoglie da una crisi che è sistemica, che è legata ai modi di produzione, ok, e a certi modali di consumo. Appunto, è vero che l'individuo viene caricato tantissimo ed è vero che forse è una favola il fatto che il mondo lo salviamo tipo domani con la raccolta differenziata. Sicuramente è vero. Ed è anche vero che attualmente le soluzioni che sono state proposte per tanti aspetti aprono mille altri problemi a livello più alto, e non parlo di azioni individuali, cioè si parla della macchina elettrica, non si pensa al fatto che la batteria stessa è un fattore inquinante. Però dall'altro lato è vero che l'educazione ha una forma non colpevolizzante di responsabilità individuale nelle cose che si fanno. Bisogna anche ritrovare un modo per riuscire a responsabilizzare in un certo senso anche l'azione individuale, che però passa ad esempio sempre attraverso una formazione di comunità, non solo tramite un discorso che è puramente individualistico forse. Da buon geografo dico che c'è sempre un problema di scala, cioè bisogna agire su scala individuale e quindi bisogna comprare le bottiglie di metallo, evitare quelle di plastica, però anche demandare tutto a scelte No, certo, individuali, sì. anche questo è sbagliato. E io penso che il sistema in generale abbia anche annullato il nostro immaginario di azioni collettive. Cioè adesso tutto viene demandato al singolo. Ed è assolutamente sbagliato perché il singolo può fare, arriva fino a un certo punto e va bene che si fermi lì perché se si incomincia a parlare di comunità, allora più cose vengono messe in dubbio e si può andare nella direzione di cambiamento reale e rivoluzionario. Legato a questo discorso c'è anche un altro tipo di risposta, cioè normalmente si dice o fai bene le tue cose che arriveremo alla sostenibilità oppure ci pensa la scienza. E ci pensa la scienza lì, come hai accennato tu, il problema delle auto elettriche è enorme, perché certo non andiamo a bruciare petrolio lì, magari lo bruciamo nella centrale a combustibili fossili da un'altra parte, oppure c'è tutto il problema legato all'estrazione di metalli terre rare. E chi, dove vengono estratte, che tipo di impatto ambientale e così via. Quindi anche la scienza che può aiutare a trovare una soluzione alle crisi ambientali e alla crisi sociale che abbiamo non ha un ruolo neutrale, dipende come viene utilizzato. Se viene utilizzato per appunto un fine di migliorare la diversità, che sia resa democratica, con nuove relazioni con la natura, allora lì la scienza è al servizio di un cambiamento sociale. Nel momento in cui è una scienza che viene calata dall'alto, viene portata avanti per mantenere comunque divisioni di classe, dinamiche di potere, estrazione nella natura, allora quella è la tecnologia sbagliata. Però diciamo che molto spesso i discorsi di demandare tutto all'individuo o di demandare tutto alla scienza fanno un po' il gioco del potere. Tutto quello che hai detto finora, anche questa sera, sulla questione della risposta comunitaria. Anche l'esempio della permacultura che hai fatto prima, comunque di altre modalità di produzione, sono interessanti. A me quello che viene a dire però è che io non squalificherei così tanto l'idea dello Stato. Io penso che non sia da squalificare così tanto l'idea che
che vengano vietate certe cose, per farlo serva una, e però serva un'infrastruttura che non deve essere più chiaramente al servizio dello stato di cose presente, questo senza dubbio, che non debba essere una negazione del comune o del comunitario, ma un'idea di un pubblico e di uno statuale in questo senso. Però il problema diventa di nuovo il linguaggio, perché il fatto che tu parli di negazione è ovviamente ascrivibile a un pensiero e a un modello. Okay. Che io quando sento la parola divieto, negazione, obbligatorietà, io mi sto vedendo di nuovo Benito davanti a me che mi dice cosa devo o non devo fare. Cioè, no? Per quello che ti dico, linguaggio. Il linguaggio è il problema. Io penso che forse ci aiuterebbe a pensare che da una parte c'è la visione utopica, cioè l'orizzonte, il futuro, come noi vorremmo una futura società operasse, quindi come le varie relazioni si potessero sviluppare in futuro e così via, dopo la rivoluzione, ok? E poi invece c'è un altro grande punto di domanda, che cosa fare oggi per raggiungere quel futuro. Quindi c'è un pensatore brasiliano che parla in, against and despite the state, quindi dentro, contro e nonostante lo Stato. Cioè attualmente non è che siamo in un momento rivoluzionario dove domani mattina scendiamo per strada, succede qualcosa, scontro finale, prendiamo il palazzo d'inverno, cioè non ce n'è più neanche uno, tra virgolette. Quindi l'idea è di avere un approccio concentrico, multidirezionale, non so, che non è soltanto di contrapposizione, ma anche di lavoro all'interno del sistema dove noi viviamo, oppure nonostante al sistema. La stessa cosa delle leggi. Attualmente io penso che delle leggi per la gestione dei rifiuti per il quartiere o che vietino la costruzione di un mega impianto o che blocchino l'estrazione o che regolino una certa industria, io penso sia necessario. Che poi questo sia necessario anche in una futura società, spero di no, insomma, o comunque non in questa maniera autoritaria come abbiamo noi oggi. Sempre nell'ottica ovviamente di mantenere dei principi che siano libertari, che siano del rispetto, di solidarietà, coesistenza pacifica e così via. Quindi dipende poi sempre anche dalla scala. Un discorso è mettere delle leggi su una multinazionale, e un'altra cosa è mettere delle microleggi e normare tutti i nostri micro comportamenti. Ovviamente sono un po' da bilanciare.